Salve bassisti, eccoci giunti finalmente a un nuovo appuntamento con la nostra serie Primi Bassi. In questo video andremo a praticare i primi fondamenti di lettura in chiave di basso, quindi di lettura applicata al nostro strumento, facendo la conoscenza delle figure musicali di base, e approfitteremo anche per praticare il corretto muting delle corde a vuoto. Ma bando alle ciance, prendiamo il nostro strumento e iniziamo. Ma prima, sigla! Per leggere le note in musica, che non sono nient'altro che dei suoni che hanno una determinata altezza e una determinata durata, ci si serve del pentagramma o rigo musicale. Pentagramma perché è formato da 5 righe che formano anche 4 spazi al loro interno. Le note possono essere collocate su queste 5 righe o in questi 4 spazi e in alcuni casi per ampliare l'estensione in alto o in basso ci si serve dei cosiddetti tagli addizionali. All'inizio del pentagramma abbiamo la chiave, che è un segno grafico che stabilisce come noi andremo a leggere le note che seguono. Questa chiave può essere anche cambiata durante l'esecuzione della partitura, quindi possiamo trovare un cambio di chiave. Le chiavi più diffuse sono la chiave di violino o di sol e la chiave di basso, che è quella che vedete, o di fa. Lo scopo della chiave è quello di centrare rispetto al nostro pentagramma l'estensione dello strumento che andiamo a suonare. Ecco perché noi leggiamo in chiave di basso. Così facendo siamo sicuri che la maggior parte delle note che andremo a eseguire sono comprese nel pentagramma e non hanno bisogno di tagli addizionali più di tanto, diciamo così. Come abbiamo detto, appunto, la chiave di basso è anche detta chiave di fa. Perché è detta chiave di fa? Perché individua il fa sul quarto rigo. Questo fa sul nostro strumento lo possiamo eseguire in diversi punti. Ad esempio qui, ma anche qui, ed anche qui. Questi tre fa sono tutti e tre lo stesso fa, hanno tutti e tre la stessa altezza. Allora cosa cambia? Quale devo scegliere? Quando mi trovo un fa su quel rigo nella partitura, quale devo suonare di questi tre? Non andiamo nel panico. È vero che il nostro strumento ci dà delle possibilità di scelta rispetto, per esempio, a un pianoforte dove questo fa sta in un solo punto. Queste possibilità di scelta non ci devono però spaventare, dobbiamo vederle come un'opportunità. Nel senso che questi tre fa, pur essendo la stessa nota alla stessa altezza, presentano delle differenze timbriche. Cioè, a seconda che io suoni questo fa su una corda più sottile e più vibrante, perché abbiamo più corda vibrante e una corda più sottile qui, mano a mano accorciamo la corda che vibra e incicciottiamo. Quindi la corda diventa più cicciotta e più corta per intonare la stessa nota, no? Questo fa sì che ci siano delle differenze timbriche che io posso sfruttare. Ad esempio, se suono un brano rock, sicuramente privilegerò il fa qui, piuttosto che qui, dove è molto più sottile, diciamo, come suono. Ovviamente io scelgo la nota da suonare non soltanto rispetto alla timbrica che voglio ottenere, ma anche rispetto alla praticità che la diteggiatura in quel momento mi suggerisce. Per esempio, se sto suonando un blues in fa, quel fa alto lo andrò a prendere nei primi 4 tasti, ovvio. Non mi metterò ad andare qua, che è scomodo, no? Perché comporterebbe un movimento continuo. Di tutte queste cose, comunque, parleremo meglio in altri contesti in future lezioni. Ora ci basti sapere, insomma, che per alcune note, non per tutte, io ho diverse scelte, quindi posso prenderle in diversi punti. Ovviamente per altre note ho un'unica scelta, per esempio la mia corda a vuoto di Mi è solo ed esclusivamente qui, il mio Mi basso, diciamo così. Posso farlo su un basso 4 corde esclusivamente con la corda a vuoto, la quarta corda a vuoto, perché come abbiamo detto si contano 1, 2, 3 e 4, va bene?
Quindi vediamo qual è la posizione delle nostre quattro corde a vuoto su questo pentagramma. L'abbiamo già visto nelle precedenti lezioni e lo ripetiamo. Abbiamo quindi Mi, La, Re e Sol. Benissimo. Una volta compreso come funziona per l'altezza delle note e dove sono le nostre corde a vuoto, che sono quelle che andremo a suonare in questo esercizio, dobbiamo parlare anche di durata delle note. A inizio pentagramma, oltre alla chiave di Fa o di basso, vedete una frazione 4 quarti. Questo 4 quarti indica il tempo della nostra partitura. Esistono diversi tempi, ne parleremo in futuro. Vi basti sapere che il 4 quarti è il più diffuso nella musica occidentale, quindi quello che fa un po' da riferimento per tutti gli altri. Che vuol dire 4 quarti? Vuol dire che all'interno di una misura, che è lo spazio che intercorre fra due stanghette verticali, ci sono 4 movimenti da un quarto, quindi noi li possiamo pensare in questo modo. 1, 2, 3 e 4. E poi nella misura successiva si ricomincia. Mi raccomando, come ho detto già nella prima lezione, abituiamoci da subito a dividere ogni movimento in due, quindi pensarlo già battere e levare. Quindi 1, 2, 3 e 4. Il modo di scandire questa divisione anglosassone sarebbe 1 and 2 and 3 and 4 and, che viene adottato dalla maggior parte degli insegnanti di musica moderna. Io preferisco italianizzarlo, insomma, trovo che sia più pratico pensarlo così. 1, 2, 3 e 4. Ovviamente abituiamoci, come abbiamo detto precedentemente, da subito a portare questa divisione con il piede. Piede giù, piede su, piede giù, piede su, piede giù, piede su, nel contare il nostro tempo. Questo ci avvantaggerà enormemente. Andiamo quindi a vedere le principali figure musicali, quelle che poi andremo a praticare anche in questo esercizio, i loro nomi e le loro durate. La prima è la semibreve, un intero. Perché? Perché dura 4 quarti e quindi da sola riempie un'intera misura. Poi abbiamo la minima, un mezzo, dura mezza battuta, quindi 2 quarti. Quindi per riempire una misura avremo bisogno di 2 minime. Poi abbiamo la semiminima, un quarto, che è anche la nostra unità di riferimento, no? Nel senso che l'indicazione di tempo a inizio partitura si mette proprio con semiminima uguale a un numero che indica a che velocità io eseguo quella partitura. Dura appunto un quarto, quindi c'è una nota su ogni movimento, 1, 2, 3 e 4. E infine abbiamo la croma, che è un ottavo, che è la metà di una semiminima. Ogni figura di queste è la metà della figura precedente. La minima è la metà della semibreve, la semiminima è la metà della minima e la croma è la metà della semiminima. Gli ottavi, diciamo, li troveremo anche nell'esercizio che andiamo a fare e come abbiamo visto anche precedentemente, vanno pensati appunto come battere e levare, appunto, ecco perché vi faccio dividere da subito col piede, perché per affrontare gli ottavi è l'ideale. Quindi ta 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 ta. E quindi avremo. Uno, due, tre e quattro. Abituiamoci quindi a riportare quello che ho fatto con la mano, con il piede, che preferite, destro o sinistro, e questo ci faciliterà enormemente la nostra esecuzione. Andiamo quindi ad eseguire l'esercizio che vi propongo. Eccolo qui. Il PDF ovviamente lo potete scaricare con il link in descrizione. Come vedete ci sono una serie di figurazioni, quelle che abbiamo trattato, quindi semibreve, durata di 4 quarti, minima, durata di 2 quarti, semiminima, durata di un quarto e croma, durata di un ottavo. Però l'altezza delle note è quella inerente alle quattro corde a vuoto, quindi tutto quello che vedete si suona soltanto con le corde a vuoto, partendo dal Mi, per arrivare al Sol e tornando indietro. Partiamo con il click.
io lo sto suonando su un click a 80 per dare a questo video una durata decente, però vi consiglio di partire suonandolo su un click a 60. Quindi andiamo. Porto il mio tempo col piede, pensando alla divisione, 1, 2, 3 e 4. Un momento, cosa accade qui? Spieghiamolo. Quando sono salito dal Mi al Sol, le note erano pulite, finiva una e iniziava l'altra senza problemi, ma quando sono sceso dal Sol verso il Mi, si sono sommate più corde. Quindi è successo questo. Perché questo accade? Allora, noi stiamo utilizzando la tecnica corretta, così come l'ho spiegata nelle puntate precedenti. Quindi va da sé che io, quando pizzico una corda, attraverso questa e mi stoppo sulla corda più grave. Se non avete presente di che sto parlando, vuol dire che non avete visto i primi video di questa serie. Andatevi a vedere il primo video che parla della tecnica mano destra. Quindi pizzico il Mi, sto col dito sul pick up, pizzico il La, sto sempre col dito sul pick up e il dito si arresta, sia l'uno che il due si arrestano sulla corda di Mi. Quando pizzico il Re mi poggio sul Mi e le dita si arrestano sulla corda di La. Quando pizzico il Sol, mi poggio su La e le dita si arrestano sulla corda di Re. Così facendo io faccio un perfetto muting di tutto e non ho alcun problema pur utilizzando una sola mano, ovvero la destra. Quando scendo però questo problema non viene risolto dalla sola mano destra, perché per quanto la mia tecnica è corretta, ho la corda superiore, o la corda più alta, che vibra da sola, quindi subentra la mano sinistra. Quindi come faccio un efficace muting? Pizzico il Sol. Quando pizzico il Re, contestualmente, la mano sinistra si adagia delicatamente sul Sol. Non dovete, attenzione, premere, non dovete fare questo, se no suona un'altra nota. Non è questo, ma è questo. Un leggero poggiare delle dita, che deve essere fatto esattamente nel momento in cui pizzico la corda che deve suonare. Quindi io suono il Sol, esattamente quando pizzico il Re, poggio la mano sinistra sul Sol, esattamente quando pizzico il La, poggio la mano sinistra sul Re, esattamente quando pizzico il Mi, poggio la mano sinistra sul La. In questo modo avrò nessuna difficoltà a salire e scendere in maniera pulita. Quindi rimettiamo il nostro click e continuiamo a eseguire l'esercizio con il muting corretto. Riparte il nostro click, sincronizzo il piede e parto. 1, 2, 3, 4. Muting del Sol, muting del Re, muting del La. Adesso note da due quarti. E note da un quarto. Perché queste ultime quattro misure della prima metà dell'esercizio si ripetono due volte uguali, e se fate caso sulla seconda misura del quarto rigo ho scritto alternato e sulla quarta misura del quarto rigo ho scritto scivolato trattino rake, che vuol dire? Ve lo faccio fare due volte perché la tecnica esecutiva a discendere è diversa le due volte. Quindi la prima volta noi saliamo come siamo abituati e scendiamo alternando le dita della mano destra, oltre a fare ovviamente il muting della sinistra, quello non è in discussione, quello si fa sempre e comunque. Noi alterniamo 1 e 2 anche nello scendere, quindi 1 e suono il Sol, 2 e suono il Re facendo il muting del Sol,
1 e suono il La facendo il muting del Re, 2 e suono il Mi facendo il muting del La, quindi. La seconda volta salgo sempre nello stesso modo, ma scendo sempre con lo stesso dito, quindi il muting dalla sinistra è sempre uguale, ma lo stesso dito, che può essere l'1 o il 2 a seconda di come mi trovate, attraversa tutte le corde. E questo è il cosiddetto rake, che vuol dire rastrello, no? Perché dà l'idea appunto di un rastrello il cui dente passa nell'erba, insomma, noi, il nostro dente, il nostro dito passa nelle corde. Quindi questo quarto rigo si suona così. Alternato. E scivolato. Nella seconda parte dell'esercizio andiamo a lavorare con degli ottavi, quindi le crome, e quindi è particolarmente importante dividere ogni movimento in due, quindi 1, 2, 3 e 4. Se avete difficoltà a farlo con il click a 60, potete diciamo aiutarvi portando il click a 120, ma facendo scandire al click tutti e due i movimenti, battere e levare. 1, ta, 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 ta. Per aiutarvi a dividere, diciamo, all'inizio può essere molto d'aiuto, però appena riuscite a farlo un po' in questo modo, poi tornate a suonarlo con il click a 60. Io vi ricordo che lo sto suonando con il click a 80 per rendere questo video più dinamico. Quindi metto il mio click e vado a suonare questa seconda parte. 1, 2, 3, 4. La tecnica della mano destra e il corretto muting con la sinistra. Ora c'è cambio corda ogni due quarti. Ok, vediamo un attimino che cosa ho fatto di interessante in quest'ultima parte soprattutto. Fino al settimo rigo non c'è alcun problema perché lavoriamo con ottavi pari, quindi anche quando il cambio è ogni due quarti, 1-2, 1-2, le dita fanno 1-2, 1-2, 2, 1-2 e non c'è nessun problema. Una parte un po' rompiscatole potrebbe essere il penultimo rigo, perché il cambio corda avviene una volta in levare, una volta in battere, quindi cambiamo ogni tre ottavi, quindi succede questo. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2, eccetera eccetera. Quindi l'incastro sul piede è 1-2-E, il cambio corda è qui, eccetera eccetera. Quindi bisogna praticarlo un po' di volte per diciamo prenderlo così. Se si è all'inizio potrebbe creare qualche difficoltà. Infine cambiamo ogni quarto, quindi 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. E alla fine andiamo a replicare quello che avevamo fatto con i quarti nella quarta riga, scusate il gioco di parole. Quindi saliamo e scendiamo alternando, saliamo e scendiamo con il rake, lo andiamo a fare in ottavi, uguale uguale, quindi alternato e scivolato, sempre stando attenti al muting della sinistra, che si dà per scontato. Benissimo, detto ciò possiamo metterci un bel click e fare tutto dall'inizio alla fine. Ecco il nostro click, ci sincronizziamo col piede. 1, 2, 3 e 4, ovviamente voi lo farete più lentamente all'inizio a 60, partiamo, 1, 2, 3, 4.
Non sottovalutate la difficoltà di questo esercizio, perché dovete curare il suono, curare il timing, curare la durata delle note, che deve essere precisa. Finisce una nota e inizia l'altra, senza spazio fra le note, perché sennò metteremmo delle pause, di cui non abbiamo parlato e parleremo più avanti. Mi raccomando, al muting con la mano sinistra, alterno e scivolo. Rake. Adesso ottavi. Ogni due quarti, esercizio finito. Benissimo, spero che tutto vi sia chiaro. Praticate, mi raccomando, curate la pulizia, la costanza del suono, cercate di lavorare in modo che soprattutto su questi ottavi le due dita suonino uguali, quindi non ci sia differenza di volume fra le due dita e di suono, o ce ne sia nel meno possibile. Non lasciate spazio fra le note, creiamo una continuità. E non sottovalutate l'importanza di lavorare lentamente, quindi a certe velocità paradossalmente è più difficile fare le cose che a velocità più elevate, quindi 60, addirittura 50 se volete, potete pure provare 50. Le cose sono difficili, non sono facili come si pensa comunemente, ok? Soprattutto mantenere il time, mantenere la pulizia, fare il muting correttamente, finisce una nota, inizia l'altra. Benissimo, detto ciò, non mi resta che dirvi buona pratica. Ci vediamo alla prossima. Ciao community!